Le origini di un impero, ovvero come nasce, cresce e si sviluppa un impero. Ma esattamente che cos'è un impero? La parola impero solitamente viene utilizzata per indicare un'entità statale più o meno grande che ha portato sotto il suo controllo diversi territori e popolazioni anche molto lontani tra di loro, sia fisicamente, geograficamente che culturalmente, al cui vertice si erge un'autorità centrale in grado di governare su tutti questi territori molto lontani e diversi tra di loro, che non necessariamente deve coincidere con la figura dell'imperatore. Questo però significa che imperi come quello romano fossero in realtà già imperi molto prima che venisse effettivamente creata la istituzione dell'impero. Ma quindi come e quando nasce l'impero? Scopriamolo in questo video del progetto Metamorfosi. Iniziamo col dire che la nascita dell'impero accompagna un lungo processo di evoluzione e di trasformazione delle strutture sociali e politiche che, partendo da una primitiva monarchia, passeranno ad un'istituzione unica nel suo genere, quella della Repubblica Romana, dalla cui ceneri sarebbe poi sorto un nuovo principato in continua evoluzione e cambiamento e mutazione. E il filo conduttore che lega insieme Romolo, Bruto, Cesare, Ottaviano, Costantino e Diocleziano sarà proprio la loro capacità di adattamento e di rinnovamento nel tentativo di preservare la sopravvivenza di Roma. Ma Roma ovviamente non è la sola a cambiare per sopravvivere e tutte le popolazioni con cui entrerà in contatto saranno sottoposte a loro volta ad un processo di evoluzione, di cambiamento e di trasformazione volto proprio alla sopravvivenza. In alcuni casi queste popolazioni verranno inglobate nel corpo romano, altre volte invece si scontreranno direttamente con Roma. E in entrambi i casi contribuiranno, direttamente o indirettamente, alla nascita dell'impero. Contribuiranno direttamente perché confluendo sotto il vessillo di Roma, quindi con l'aggiunta di nuovi territori e di nuove popolazioni sotto il controllo di Roma, di fatto Roma diventa un impero, anche se si tratta ancora di una repubblica. Però il corpo centrale di Roma controlla, ha autorità, ha potere su territori molto lontani tra di loro e su popolazioni molto diverse tra di loro. Il primo nucleo dell'impero quindi nasce già nel V secolo con l'espansione di Roma fuori dai confini urbani della città, portando sotto il controllo delle autorità romane varie popolazioni latine successivamente, espandendosi all'intera penisola italica. Roma sarà di fatto un impero e con la successiva espansione in tutta la penisola italica l'impero romano sarà ancora più reale e diventerà effettivamente concreto quando, con le guerre puniche o le guerre balcaniche, si espanderà anche fuori dalla penisola italica, raggiungendo prima la Sicilia, i Balcani e successivamente inglobando all'interno dei territori controllati da Roma tutti gli ex territori e tutte le vecchie colonie cartaginesi. Nel secondo secolo quindi Roma è già un impero a tutti gli effetti, manca solo un elemento, un dettaglio insignificante, ovvero la figura di un imperatore. E l'esistenza di questa figura si renderà necessaria poiché la creazione della Repubblica Romana è avvenuta con la città in una determinata situazione, con determinati equilibri che sono venuti a mancare con l'espansione progressiva ed esponenziale dei confini di Roma. Roma poteva esistere come una repubblica finché era limitata al territorio romano o comunque alla penisola italica, ma quando si espande a tutto il bacino del Mediterraneo, quelle istituzioni iniziano a faticare, a mantenere l'equilibrio diventa difficile e si rende necessario un rinnovamento. La Repubblica entra in crisi e dalla crisi della Repubblica nascerà l'impero. Questo è un elemento molto interessante che potremmo utilizzare anche in altri contesti. Molto spesso infatti nella storia dalla crisi di strutture repubblicane sono date delle nuove monarchie, pensiamo alla crisi della Repubblica di Firenze con l'affermazione del Principato dei Medici. Pensiamo alla crisi della Repubblica Britannica durante il periodo della Rivoluzione che ha portato all'affermazione del regime di Oliver Cromwell. Pensiamo alla crisi della Repubblica Francese che ha portato al potere Napoleone Bonaparte. Ma in tempi più moderni la crisi della Repubblica di Weimar ha portato al potere Adolf Hitler e la crisi della Repubblica
o comunque delle democrazie sovietiche, ha portato all'affermazione di Stalin. Ovviamente sono situazioni e contesti molto lontani e diversi da di loro, ma è interessante notare come i passaggi e le evoluzioni subite da una repubblica in crisi e l'affermazione di un principato, che assumerà poi nomi e titoli diversi a seconda delle circostanze, sono in realtà molto simili tra di loro, e a individuare la ricetta che porta a questa evoluzione sarà Hannah Arendt nel suo libro e l'opera Le origini del totalitarismo, con cui, analizzando un fenomeno tipico del Novecento, però crea un qualcosa che può essere adattato, che può essere esportato anche a situazioni precedenti di molti secoli, per non dire di millenni. E le trasformazioni che coinvolgeranno la Roma del primo secolo a.C. saranno fondamentalmente le stesse che subirà la Francia pre-napoleonica o la Germania pre-hitleriana. Ma quali sono allora queste trasformazioni? La Arendt ci fornisce uno schema e un'analisi estremamente lucida e molto articolata che proviamo a ridurre in uno schema e in pochi passaggi. Il primo elemento necessario per la creazione quindi di un principato in uno stato repubblicano è quello che il principe, il futuro principe, deve godere di un enorme consenso popolare, deve essere una persona estremamente amata dalla popolazione, e perché questo favore avvenga, questo consenso si manifesti, è necessario individuare una minaccia collettiva che possa andar bene a tutta la popolazione e che sia vista come un pericolo per la sopravvivenza dello Stato. Questo pericolo generalmente è visto ed è indicato in un qualcosa di esterno allo Stato. Nel caso di Roma, questo nemico esterno assumerà varie maschere, vari volti, sarà inizialmente rappresentato dalle popolazioni del nord, poi dalle popolazioni dell'est, poi dalle popolazioni africane, da rivolte schiavistica e così via. Questo nemico però può essere anche interno, e nel caso di Roma il nemico interno sarà rappresentato dai vari schieramenti, nelle varie guerre civili tra Mario e Silla, tra Cesare e Pompeo, tra Ottaviano e Antonio. E ovviamente lo schieramento che ambisce all'affermazione del potere personale e quindi alla creazione dell'impero cercherà di indicare l'avversario come una minaccia supportata da potenze esterne. Questo nel caso di Ottaviano e di Antonio diventa estremamente palese quando Ottaviano si fa portatore delle tradizioni italiche, portatore della storia romana e degli antichi principi e dei costumi italici, mentre dall'altra parte Antonio viene indicato come un traditore appoggiato dalla regina d'Egitto, quindi da un elemento esterno alla storia e alle tradizioni romane. E questo elemento sarà fondamentale, questa differenza sarà fondamentale e determinante nello scontro tra Ottaviano e Antonio. Infatti Ottaviano godrà di un enorme consenso popolare, mentre Marco Antonio sarà visto fondamentalmente come un traditore, che potrà godere soltanto in parte sulla fiducia dei propri soldati fedeli perché venivano pagato, e soprattutto potrà contare sull'esercito di Cleopatra, ma avrà un appoggio minimo a livello romano. Una volta individuato il nemico e la minaccia contro cui mobilitare l'opinione pubblica, è necessario creare un'area sicura attorno alla figura che ambisce alla creazione del principato, affinché la popolazione sia favorevole alla sua, al suo avanzamento politico e all'estensione dei suoi poteri. Questo individuo deve essere visto dalla popolazione come l'unico in grado di salvarli e di proteggerli, l'unico in grado di poter affrontare il nemico sul campo di battaglia e ad avere qualche possibilità di sconfiggerlo. Il campo di battaglia ovviamente può essere sia fisico che politico, quindi o un campo di battaglia effettivo con uno scontro armato, e in questo caso sarà necessario munirsi di un piccolo esercito fedele, estremamente fedele, o in area politica, quindi in senato nel caso romano, e in questo caso dovrà godere di un enorme appoggio politico. E una volta eliminato fisicamente o politicamente il proprio rivale, è giunto il momento di passare all'eliminazione sistematica di tutte le varie possibili opposizioni. Tutti i possibili oppositori quindi vengono eliminati. Questa volta si può procedere ancora fisicamente, quindi con arresti, con carcerazioni, rendendo illegali il loro pensiero e le loro azioni, oppure eliminandoli fisicamente e facendoli sparire senza che nessuno faccia domande, ricorrendo in questo caso a milizie personali molto fedeli che si macchieranno di alcuni reati, con la promessa poi che quei reati vengano perdonati in un certo senso una volta affermatosi il principato. A
questo punto colui che ambisce alla creazione del principato si ritrova ad aver accentrato nelle proprie mani la maggior parte dei ruoli politici fondamentali e determinanti, la maggior parte dei ruoli di potere delle istituzioni repubblicane sono confluite nelle sue mani, ma questo non è sufficiente per la creazione di un principato perché di fatto ci troviamo ancora in una situazione repubblicana, seppur al limite è ancora una repubblica e alla sua morte i vari poteri potrebbero essere diramati tra varie personalità, tra vari individui e potrebbero riemergere le varie opposizioni. A questo punto è necessario rendere effettiva la natura nobiliare, in un certo senso, del principato, nominando un erede, un successore. Questo è un elemento caratterizzante che distingue l'affermazione e la nascita del principato di Ottaviano Augusto da quello di Napoleone o di Hitler, perché Ottaviano riuscirà effettivamente a nominare un suo successore. Avrà molti problemi nella nomina del successore perché i suoi vari successori moriranno prima di lui, mentre Napoleone non riuscirà ad nominare un suo successore perché verrà deposto prima che possa avvenire questa effettiva nomina. Stesso discorso per Hitler, che non è in grado di affermare in maniera ereditaria il suo potere, poiché appunto la guerra metterà fine al suo principato molto prima che avvenga effettivamente la nomina del successore. Nel caso di Ottaviano invece questo avviene, nel caso di Cromwell questo avviene, nel caso della famiglia dei Medici a Firenze questo avviene. Potremmo quindi dire che nominare un successore è ciò che fa la differenza tra un sistema totalitario, termine in questo caso usato in maniera molto anacronistica, visto che si riferisce generalmente a dei fenomeni tipici del Novecento, ma diciamo che lo espandiamo a tutta la storia, e la creazione effettiva di un principato. Di fatto le due strutture sono molto simili. In entrambi i casi si viene ad affermare una figura centrale che accentra nelle proprie mani tutti i poteri della vecchia repubblica. E nel caso di un principato, questo sistema sarà in grado di sopravvivere alla morte del suo fondatore, mentre per quanto riguarda i regimi totalitari, difficilmente si andrà avanti per più generazioni dopo la morte del proprio fondatore. La trasformazione quindi di un sistema repubblicano all'affermazione di un principato o di un regime totalitario è fondamentalmente dovuta al tentativo di far sopravvivere quell'istituzione. Sopravvivere perché minacciata da minacce, da pericoli esterni o interni, le strutture repubblicane esistenti non sono in grado di affrontare quella minaccia ed è necessario creare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso affinché lo Stato possa sopravvivere indipendentemente dal modo in cui sopravvive. Roma sopravvive per almeno 4 secoli alla fine della Repubblica e nel tentativo ultimo di sopravvivenza dell'impero con l'arrivo di contaminazioni estere, soprattutto contaminazioni barbariche, Roma per sopravvivere effettuerà nuove importanti trasformazioni strutturali e politiche. L'impero cambierà ulteriormente, ma questo cambiamento porterà in un certo senso alla fine dell'impero romano, ma la fine di Roma non significa la fine effettiva di qualcosa, significa semplicemente la nascita di un qualcosa di nuovo. Dalle ceneri dell'impero romano nascono quei regni nazionali, quegli stati nazionali che oggi conosciamo come nazioni europee. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi invito a lasciare un pollice in su ed eventualmente se avete delle domande potete lasciarle nei commenti qui sotto. Vi ricordo inoltre che potete iscrivervi al canale e seguirmi su tutti i social che trovate in descrizione e vi ricordo che il mio video del progetto Metamorfosi è solo uno dei tanti video che stiamo realizzando e che per circa 2 settimane, dal 22 febbraio al 4 marzo, realizzeremo tantissimi video. Siamo 13 canali che stiamo realizzando video per questo progetto. Trovate tutti i canali che partecipano al progetto Metamorfosi in descrizione qui sotto e cliccando sulla playlist che si aprirà qui da qualche parte sullo schermo verrete rimandati a tutti i video che stanno partecipando a questo grandioso progetto nel quale parliamo di metamorfosi, mutazione, trasformazione ed evoluzione.